Bentornati ragazzi in questo nuovo video dedicato a Inazuma Eleven. Sapete che ormai non abbiamo notizie da un bel po' di tempo. Il gioco è tuttavia ancora in sviluppo e in rilascio durante il corso del 2023, da quello che sappiamo. Però sono qui per darvi qualche informazione, o meglio, per dirvi quando potremo aspettarci nuove informazioni. Prima di tutto lasciate un mi piace, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Voglio veramente che lasciate un mi piace per vedere il supporto che date ancora in Inazuma Eleven su questo canale, che da qualche tempo ovviamente tratta anche di altro. Quindi sì, sicuramente quando uscirà il gioco comincerò a ritrattare Inazuma con più attenzione. Per ora però dobbiamo aspettare ancora l'uscita del gioco e per favore davvero mettetevi un attimo l'anima in pace. Sappiamo che il gioco esce durante il corso di quest'anno, mancano ancora un bel po' di mesi, ci potevamo aspettare senz'altro un'uscita durante l'inverno, quindi dicembre. Non c'è alcuna fretta, abbiamo aspettato per più di 5 anni. Per favore, prendiamoci la calma e attendiamo l'arrivo del gioco come abbiamo sempre fatto. Se non dovesse uscire nel 2023, uscirà nei primi mesi del 2024, quindi non cambierebbe veramente niente. Dicembre, gennaio, nulla cambia. Andiamo a parlare delle notizie. L'ultima volta ci è stato detto che nuove notizie appunto riguardanti Inazuma Eleven sarebbero uscite durante il corso dell'estate. Ora ci troviamo ormai ad agosto e non è stata rilasciata nessun tipo di notizia. Non abbiamo il blog, non abbiamo un trailer, non abbiamo niente di niente. Non c'è merchandise, non c'è nulla ovviamente. Il gioco è ancora un miraggio. Ma quando potremo ricevere notizie? Ovviamente durante l'anniversario della serie. Nuove informazioni potrebbero infatti uscire durante i festeggiamenti dell'anniversario. Qui possiamo vedere come durante lo scorso mese, fino al 14 di luglio, era possibile per i fan giapponesi inviare fan art e quant'altro per un video musicale che Level 5 ha in mente di rilasciare per i festeggiamenti del 15° anniversario della serie. Perché sì, in Giappone Inazuma Eleven usciva 15 anni fa. Wow, veramente assurdo pensarci. Dunque, quale occasione migliore se non durante i festeggiamenti dell'anniversario del 22 agosto per rilasciare nuove informazioni e magari finalmente la data di uscita? Mi fa strano che nessuno ne parli, ma beh, devo farlo io come al solito, a quanto pare. Oltre a questo però vi dico anche che probabilmente, se dovesse effettivamente arrivare un annuncio durante l'anniversario, e penso proprio che accadrà, lo do per certo quasi, durante il Tokyo Game Show che avverrà dal 21 al 24 di settembre, in Giappone ovviamente, potrebbero essere presenti demo disponibili da provare per il pubblico che andrà in fiera, similmente a come era stato fatto ancora tanti anni fa, come ricorderete, con la demo di Inazuma Eleven Ares, che poi è stata smantellata da quanto faceva caca. Dunque, ricapitolando, abbiamo il 22 agosto l'anniversario di Inazuma Eleven, 15 anni, e poi il 21, 22, 23 e 24 giorni di fiera al Tokyo Game Show 2023. Level 5 ha espresso il suo volere di portare i propri giochi al di fuori del Giappone. Akira Ino si è a quanto pare svegliato e a quanto pare appunto abbiamo anche un altro passo in avanti riguardante questa storia, perché il 4 agosto, quindi pochi giorni fa, Yo-kai Watch 4 è stato finalmente rilasciato in un altro paese che non sia appunto il Giappone. Yo-kai Watch 4 Plus Plus è infatti uscito in Cina con una localizzazione completa ed è stata anche tra l'altro realizzata una nuova key art per la copertina del gioco che è uscito chiaramente. Questo apre alla possibilità, se non addirittura
alla assoluta certezza, mi verrebbe da dire, che il gioco possa finalmente arrivare anche nel nostro paese. Diciamo che non è proprio il periodo perfetto per far arrivare questo gioco, dal momento che il ciclo vitale di Nintendo Switch sta terminando, ma uscirà anche per PlayStation 4 e PlayStation 5, come è successo tra l'altro in Giappone. Dunque, con Inazuma Eleven che si appresta ad annunciare qualcosa per il suo 15° anniversario, con il Tokyo Game Show che si terrà il 21 di settembre, ripeto, e con anche Yo-Kai Watch 4 che viene rilasciato in un altro paese, direi che i passi in avanti Level 5 li sta facendo, e come. Quindi siate fiduciosi, Inazuma Eleven Victory Road so che lo state aspettando tantissimo, però io lo sto aspettando da un'eternità. Vi capisco benissimo, c'è hype per questo gioco, non smettete di avere hype, ma vi chiedo davvero, aspettiamo un altro po'. E spero che questo video vi sia stato utile per placare questi animi bollenti che non vedono l'ora di novità. Ovviamente nuove informazioni le vedremo insieme qui sul canale, non appena verranno svelate al pubblico. E nulla, spero davvero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile soprattutto, e che abbia fatto chiarezza su qualcosa che effettivamente non stava venendo detto da nessuno. Detto ciò, qui da Diego per oggi è tutto, e ovviamente ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.